Ok, questa è Roma, siamo il 6 Nazioni della seconda giornata casalinga e questa è Flower of Scotland, the national anthem of Scotland. It's for today, for you we beat hill and glen and stood against him. Grabbed Edward's army and set him home. Come potete notare, l'entusiasmo dei tifosi è tanto. Noi adesso andiamo a intervistare qualche italiano perché gli scozzesi sono abbastanza accelerati. Nonostante il clima non sia dei migliori, sembra che la gente abbia preso d'assalto gli stand di questo Peroni Village. Beh sì, nonostante il tempo c'è già grande folla e speriamo possa essere come sempre una grande giornata di rugby, ma soprattutto di festa. Quanto sarà difficile oggi la partita dell'Italia? Beh, la Scozia ha una formazione molto solida negli ultimi tempi, quindi io spero veramente che i nostri ragazzi possano dare il meglio, soprattutto in mischia, ma nel triangolo allargato sarà il nostro punto debole, diciamo. Spero non ci esplorino più di tanto con il loro estremo soprattutto, che è molto forte, e quindi speriamo che i nostri ragazzi, soprattutto quelli provenienti dall'eccellenza, reggano bene l'impatto della partita. Mai salutare gli amici, siamo qui con Carlo Centofanti che è stato incastrato per fare questa intervista. Carlo è un ex giocatore, ha giocato tra l'altro ovviamente con l'Aquila Rugby, aquilano di nascita, e adesso si trova a Pescara. Che ambiente hai trovato? Ma innanzitutto ho trovato un ambiente che già non è poco in questi periodi di rugby, no? Un bel ambiente, a Pescara c'è sicuramente materiale per poter crescere, quindi piano piano. Il livello demografico della città permette uno sviluppo diverso a quello aquilano? A parte le differenze per ovvi motivi che ci sono in questo momento, Pescara è strano perché è una città grande e dovrebbe avere molti più praticanti di rugby, ma è una città difficile per il rugby, non è l'Aquila dove forse è nato prima il rugby che la città, probabilmente. Pescara non è così, però ecco, piano piano, un po' col lavoro anche che si sta facendo di sensibilizzazione nelle scuole e comunque con le varie categorie di ragazzi si sta crescendo, piano piano. Una vita intera spesa nel rugby, ma fa ancora effetto venire a queste manifestazioni? Una vita intera buttata nel rugby, no, sai, fa effetto perché è sempre bello, non mi fa impazzire, purtroppo lo dico sinceramente senza problemi, venire allo stadio perché mi stanca, però poi quando ci sto mi diverto. Come vedete io non bevo, già mi hanno messo in mano una birra, è mezzogiorno, quindi questo è l'ambiente. Ci vengo una volta ogni 2, 3, 10 anni e quindi... Esco del Gallo, detto Coco, direttamente da San Buceto, ha un abbigliamento un po' anomalo per essere della costa abruzzese. So gallese io veramente, so del Galles, però amante della Scozia stranamente, e quindi ogni partita con l'Italia contro la Scozia sono con questo abbigliamento simpatico, gradito anche delle ragazze che fanno le foto con me. Chi sono queste ragazze? Le conosciamo? No, le ho conosciute adesso, in questo momento mi hanno chiesto di fare una foto, forse convinte che ero scozzese. Hai ragione, sì. Sono scozzese. E invece di Pescara? Sì, ma vivo qua in Italia da sempre. Ok, questa TV manderà in onda questa cosa quando? Andrà in onda in Pallovale la trasmissione che va su TV6. Mercoledì alle 20:30, parlaci un po' di San Buceto, come va lo sviluppo del rugby lì? San Buceto continua con il solito programma altissimo livello per i giovanissimi dall'Under 6 all'Under, grazie a voi, scusate, dall'Under 6 fino all'Under 14 facciamo un livello altissimo, poi più si va su e più i ragazzi si disperdono. Perché hanno altri interessi? Hanno altri interessi, sì, perché all'età della pubertà vanno appresso alle femmine, quindi il pallone ovale ha un altro ha un fascino inferiore. Sì, c'è un fascino inferiore. Oggi qui siamo venuti con due pullman a sostenere la nostra nazionale italiana. Non è l'abito che fa il Monaco, io sono italianissimo. Cerchiamo di portare più punti possibili nella nostra zavorra. Va bene, grazie. Allora, buona giornata e buona mimetizzazione tra gli scozzesi.
Grazie anche a voi, buona giornata. Angelo Cavarocchi, presidente del Pescara Rugby. Dopo Carlo Centofanti, un'altra testimonianza del rugby pescarese qui al Sei Nazioni. Angelo, com'è la situazione a Pescara in questo momento? Ma diciamo che stiamo risalendo la china, no? Dopo un periodo abbastanza insomma, tormentato, adesso soprattutto con la prima squadra stiamo secondi in classifica. E abbiamo vinto l'ultima partita e pensiamo, speriamo anzi di fare la fine, di andare in finale per poter poi accedere alle finali per la C1. Con chi ve la giocate? Ce la giochiamo in questa prima fase col Chieti, che ovviamente sta nello stesso nostro girone. E poi chi lo sa, perché il girone abruzzese dovrà fare le finali con quello laziale. E quindi vedremo. Quanto riguarda invece il panorama abruzzese, qual è la vostra impressione? Secondo voi come va la regione Abruzzo dal punto di vista rugbistico? Secondo me non va bene. Come mai? Non va bene perché soprattutto a livello di giovanili ci stanno grossi problemi numerici. E adesso quali sono le attribuzioni non lo so e quali saranno le responsabilità, però sicuramente c'è un problema che riguarda tutta l'attività giovanile del territorio. Pensiamo che di squadre under 16 ne sono rimaste 5, è un numero molto basso per una regione che ha non so quante, ma una ventina di società, anche più forse. Forse di più. Forse più. E avere solo 5 società che lavorano e hanno squadre che rappresentano l'under 16 è veramente un numero molto 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 basso. Parliamo un attimo di Sei Nazioni, un breve pronostico sulla partita di oggi. Beh, io sono di parte, quindi per me vince l'Italia, sono proprio di parte come si dice, no? Ritengo comunque che l'Italia possa avere oggi i numeri per poter fare diciamo bella figura, per poter addirittura vincere secondo me. E speriamo che non cedano come fanno di solito nella quarto quarto, perché è lì il nostro problema insomma. Il finale di gara. Il finale di gara è cedere mentalmente insomma, tutto qua. Antonio Colella di Nazionale se ne intende, allora chiediamo un pronostico per la partita di oggi, se non lo puoi fare tu non lo può fare nessuno. Allora, pronostico è sempre una cosa molto difficile. Sicuramente da ex azzurro mi auguro che la nostra nazionale possa proseguire quei 50 minuti che ci ha fatto vedere di saper fare contro l'Inghilterra. Penso che con questa squadra possa bastare cercare di portare avanti veramente fino alla fine della partita la stessa intensità. C'è una caratteristica che gli scozzesi portano avanti nel corso degli anni, che è sempre quella? Ma sì, sicuramente, ma noi specialmente dalle partite che ho visto quest'anno della nostra nazionale, con grande veramente piacere ho visto che la nostra nazionale non si limita solo a difendere ma anche ad agire e ad attaccare, quindi speranze tante, vediamo a fine partita. L'importante, io sono tranquillo che i ragazzi daranno tutto per portare qualche cosa di positivo, perché è quello che ci serve quest'anno. Un rapido passaggio sul rugby abruzzese, qual è lo stato di salute dei settori giovanili delle società? Settore giovanile del rugby abruzzese? Questa è una bella domanda. Sicuramente ci sono dei gruppi squadra che stanno crescendo tanto. C'è un po' di stasi sul settore mini rugby, forse è il caso che tutte le squadre abruzzesi si uniscano, iniziano a capire che il sostegno che noi predichiamo dando questo sport va fatto anche fra società e via dicendo. E chi è che dovrebbe condurre diciamo, queste società, questa unione, questo raccordo? Pure questa è un'altra parola difficile. Io penso che deve essere un qualche cosa che venga fuori da tutti quanti. Non ci può essere un capofila che può portare avanti queste cose. Nessuno è più forte o più bravo degli altri. C'è bisogno di un buon bagno di umiltà e cominciare tutti quanti insieme per riportare in Abruzzo e l'Abruzzo a quello che era i fasti di un tempo. Allora, abbiamo tifosi anche da altre parti d'Abruzzo, lei dove vieni? Da Capestrano, dall'Aquila. Dall'Aquila Capestrano, allora come vede questo ambiente? Beh, l'ambiente è sempre bello, sempre bellissimo, il rugby qualcosa di fenomenale. Oggi vinciamo, meglio di questo. E questa certezza dove viene?
Non lo so. Però siamo fiduciosi, dai. Oh, grazie, buona partita allora. Grazie a te. Abbiamo anche una rappresentativa da Avezzano, eccoci qua. Quanti siete oggi? Una settantina, ottantina. Che categorie? Dalla 6 alla 12, 14 anche. Com'è lo stato di salute del settore giovanile dell'Avezzano? Quanti siete? Vi siete riuniti con l'altra società di Avezzano, quindi siete aumentati di numero? Sì, abbastanza, anche se comunque è in crescita il movimento, tanti sono nuovi, abbiamo veramente tanti bambini, un bel movimento. Ciao mamma! Lui è dell'under 14, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, 8, 10, 14. Quindi mi pare che i ragazzi però la timidezza l'abbiano lasciata da Avezzano, no? Mi sembrano abbastanza spigliati. Questi la timidezza non sanno manco che cos'è, te lo posso garantire. Che cosa ci aspettiamo oggi dalla partita? Vince l'Italia? Sì! Gioco il jolly. Va bene, grazie e buona partita, ciao! Grazie! Saluta nonna, ciao! Ciao! Piccola nota di colore, questo è lo Stadio dei Marmi e ogni statua rappresenta una provincia d'Italia. Questa è la provincia dell'Aquila, dove l'atleta porta un paio di sci per ovviamente sottolineare la vocazione degli sport invernali. Il Sei Nazioni è anche questo, i pullman vengono nei dintorni dell'ambiente circostante lo Stadio Olimpico, si riuniscono con un po' di derrate alimentari e si mangia e si beve prima di entrare a vedere la partita. Purtroppo le percentuali di vittoria della nazionale italiana sono bassissime, però per quanto riguarda il terzo tempo e annessi pare che ce la caviamo bene. Voi da dove venite? Dall'Aquila. Che zona, che zona? Zona Pagliare di Sassa, Ionzano. Attenzione, e sono tanti anni che organizzate pullman del genere. Tutti gli anni veniamo a farci questa scampagnata nel mondo del rugby, perché il mondo del rugby non è solo giocare, è anche questa situazione qui, questa situazione qui, questa persona qui ha organizzato tutto il miscugliamento Panonte. Il primo tempo è stata la panonda indorata, la famosa panonda indorata dell'Aquila. Secondo tempo, con l'alici piccanti, piccante, alici piccante e via discorrendo. Questo è il nostro motto. Forza Italia, speriamo che oggi ci sia una buona partita. Speriamo bene. Rita, Rita, quanto è difficile organizzare tutte queste persone in una giornata del genere? Non è difficilissimo, perché siamo tutti avanti del rugby, quindi è un piacere organizzare, non è pesante, lo faccio volentieri. Rita, secondo te chi vince oggi? Beh, l'Italia, ce la aspettiamo. Forza Italia, forza Italia. Facciamo un saluto a TV6 tutti quanti? Ciao TV6! Ciao TV6, grazie! Forza Italia! Ciao, grazie! Delegazione del Benevento Rugby, giusto? Ah, le streghe di Benevento. Allora, Presidente, come ci troviamo qua? Come al solito, con tutto un gruppo di amici. E veniamo tutti gli anni, almeno una delle due partite. Quest'anno l'abbiamo organizzato un po' con tutte le famiglie e ci siamo organizzati per mangiare qualcosina prima di entrare in campo. Giusto uno spuntino, Presidente. Giusto uno spuntino, perché un'ora prima della partita bisogna entrare, bisogna vedere il riscaldamento. Comunque, salutaci tutti gli aquilani. E salutaci Massimo in modo particolare. Grazie. Grazie Presidente. Salve, buona giornata. Saluto a tutti e buona partita.
Oh, Serafino Ghezzoni è un altro che se ne intende un po' di nazionale, un pochetto, giusto? Vagamente, vagamente. Allora, un pronostico per la giornata di oggi? Beh, è chiaro che io spero in una vittoria, come credo tutti gli spettatori qui che sono venuti oggi a vedere questa partita. Indubbiamente abbiamo avuto due partite strane, una era vinta e non siamo riusciti a gestirla, la seconda abbiamo tenuto bene per 60 minuti, però poi chiaramente la classe e la superiorità degli inglesi è uscita. Oggi ce la giochiamo ad armi pari, però ho visto un netto miglioramento e soprattutto ho visto diversi giovani che hanno sostituito dei vecchi giocatori che stanno giocando ad alto livello, quindi sono molto fiducioso. Allora, curva sud, andiamo in cerchio, quella è l'Italia, questo è il teatro d'Italia-Scozia, è la casa degli azzurri, è l'Olimpico per l'Italia. All'uomo che ha partecipato a 5 Coppe del Mondo, Mauro Bergamasco. Buon pomeriggio a tutti. Ora vi chiedo l'ultima cosa: quando esce d'Italia fate esplodere questo stadio. Buon pomeriggio, Mauro Bergamasco, azzurro numero 492, 5 Coppe del Mondo, 5 Rugby World Cup. Un applauso. La storia. Sulle mani, Tevere, fateci vedere che ci siete. Ogni stadio c'è una storia di timore, l'amore. Il campo si stanno riscaldando e hanno bisogno di voi. Quelli d'Italia, voi siete l'Olimpico, fate sentire che ci siete. Terminata adesso la seconda partita casalinga dell'Italia nel torneo delle Sei Nazioni, l'Italia è stata sconfitta con il punteggio di
36-20 dalla Scozia, una partita dominata in linea di massima dagli scozzesi, che sono andati subito in vantaggio e sono riusciti a mantenere il vantaggio con molto cinismo. Magistrale la prestazione del loro capitano, il numero 9 Laidlaw, buona anche la prestazione della prima linea scozzese finché Brunel non ha effettuato i cambi necessari per rimettere in pari e in equilibrio i due pacchetti di mischia. Francesco, una prima parte di gara dove la Scozia ha dominato su ogni fondamentale, come mai? Beh, come ho detto a qualche tuo collega, forse magari i primi 20 minuti c'è stata una gestione non positiva magari delle fasi statiche, e questo ha dato un vantaggio a loro, magari psicologicamente sono riusciti a imporsi un po'. Poi siamo riusciti a ritrovare un po' il filo con la touche, con la mischia, e siamo riusciti poi nella fine primo tempo e seconda parte del e prima parte del secondo tempo invece siamo riusciti a imporci un po'. Una squadra, la Scozia, che è riuscita a marcare la prima meta dell'incontro, è andata in vantaggio e ha mantenuto sempre il vantaggio durante tutta la partita. Probabilmente l'ha giocata più sul piano mentale. Sicuramente se segni due mete e ti porti avanti di 15 punti, 14 punti scusami, hai da parte tua il gioco in mano, nel senso che puoi gestire la partita, la puoi gestire col piede, non hai bisogno per forza di attaccare, di avere il possesso a tutti i costi, e questo è un grande vantaggio senz'altro. Noi abbiamo cercato di mantenere il possesso, siamo usciti nel primo tempo, abbiamo cercato di avanzare e di segnare poi nel secondo tempo. Avevamo fiducia che si potesse portare a casa la partita, purtroppo non c'è stata... Non siamo riusciti. Purtroppo per l'Italia e per la Scozia tradizionalmente spesse volte è stata la partita che decide chi arriva ultimo nel torneo. Come avete preso voi psicologicamente questa sconfitta oggi? Ah, senz'altro se si vinceva a Parigi adesso non mi avresti fatto questa domanda. Ci siamo andati molto vicino. Sicuramente, ecco, se guardo il torneo posso dire semplicemente che dovevamo vincere quella contro la Francia. Era stata quella che finora era alla portata... Abbiamo giocato meglio, ecco. Nonostante questo bisogna dire che anche questa partita si poteva vincere, e mi auguro che le prossime continuino a essere vicine col punteggio, con la possibilità magari di chiudere all'ultimo minuto anche una vittoria. Garli, se l'aspettava una superiorità tale della mischia scozzese, soprattutto nella prima parte di gara? No, sinceramente no. Però questo ci fa tornare anche coi piedi per terra, perché le due prime partite erano state molto buone, almeno abbastanza, non molto buone, erano state buone, una buona conquista. Oggi siamo andati veramente in difficoltà, e la cosa che più mi dispiace è che non siamo stati in grado di rimediare alle difficoltà che la squadra scozzese ci ha messo. Mi devo prendere le mie responsabilità, bisogna fare più attenzione, bisogna probabilmente andare a cercare anche delle altre cose e soprattutto continuare a lavorare, non buttarsi troppo giù, perché se no, insomma, lavorare diventa difficile. Però io sono responsabile di questo settore, me la prendo sulle spalle, ma sono convinto che abbiamo la forza per migliorarci. Probabilmente l'Italia ha ceduto nelle persone che hanno qualche cappa in più rispetto ai giovani oggi. Ma in una partita io non credo molto, sì, nei cap più cap meno, dico che in una partita ci sono degli errori. Oggi gli errori che abbiamo fatto sono importanti e ci sono costati cari, e allora anche su questo bisogna riflettere, bisogna capire come poterlo migliorare, e il difficile non è capirlo, il difficile è migliorare quando purtroppo i risultati non arrivano. Quindi lavorare con delle sconfitte sulle spalle e anche con degli errori importanti sulle spalle, vi assicuro che è molto più complicato. Anche la touche è stata una nota dolente a tratti oggi. In due minuti abbiamo perso tre rimesse laterali di possesso italiano. Sì, la touche per me è abbastanza chiara, nel senso che era abbastanza chiara anche la touche è stato un problema nei primi 25 minuti, dove poi siamo andati 17-3. È stata abbastanza chiara, ma era anche abbastanza chiaro come risolverlo, e dal trentesimo in poi ci siamo riusciti e infatti non abbiamo più avuto problemi nella conquista. Però bisognava fare più attenzione prima, ma in una partita sono cose che ci stanno, bisogna
Bisogna accorgersene per chi la gestisce, bisogna essere attenti noi fuori a dare delle giuste osservazioni. Lo abbiamo fatto dal trentesimo e anche fra il primo e il secondo tempo, e quando abbiamo avuto il pallone abbiamo mostrato che questa squadra è una squadra. Bernabò, entrare a partita in corso nel primo tempo è sempre difficile, soprattutto in un momento in cui la Scozia dominava in lungo e largo sulle fasi statiche, soprattutto in mischia touche. Sì, vabbè, mi è successo pure settimana scorsa con l'infortunio di Marco Fusero, sono andato anzi ancora prima. E, sì, bisogna farsi semplicemente trovare pronti. E abbiamo sofferto sicuramente tanto, troppo nelle fasi di conquista, quindi è evidente che ecco, il rugby inizia lì. Nella seconda parte di gara siete riusciti a rimettere mano a questi fondamentali? È bastato il cambio dei tre prima linea o c'è stato qualcosa che vi siete detti magari nella gestione di questi fondamentali? No, nel primo tempo, guarda, abbiamo a fine primo tempo cercato ecco, di mettere ordine per cercare il più possibile di adattarci al metro di giudizio dell'arbitro, specialmente in mischia chiusa. In touche abbiamo variato un paio di cose andando sulle chiamate che ci davano un po' più di sicurezza e minimo l'abbiamo raddrizzata. Comunque anche nel secondo tempo in mischia sono stati troppo penalizzati, quindi non credo che sia stata una questione di primi tre o secondi tre. Secondo te in quale momento la Scozia ha messo veramente le mani sulla partita? Beh, diciamo che sicuramente sul 29-20, nel momento forte nostro in cui eravamo vicino alla linea di meta, il fatto di non riuscire a mettere punti in quel momento e per loro di uscire da una situazione di grossa difficoltà sicuramente gli ha dato la possibilità di respirare e di poter ecco, andare mantenere la distanza di break con i 9 punti. Adesso andate a Dublino con 3 sconfitte sul groppone in uno stadio che sicuramente non è facile. No, non è mai facile assolutamente. Abbiamo adesso 2 trasferte molto, molto impegnative e continuiamo a lavorare a testa bassa come è stata questa settimana, come è stata una settimana prima dell'Inghilterra e ancora di più una settimana prima della Francia. Quindi tutto passa sempre attraverso il lavoro che si fa sul campo durante la settimana. Odiate, seconda partita casalinga del 6 Nazioni, piombato qui dal campionato eccellenza. Dopo 3 partite ti sarai fatto un'idea di che dimensione è la nazionale italiana di rugby? Sì, assolutamente. Ho fatto una partita, la mia prima fuori all'estero, questa qua la mia prima all'Olimpico. Ho preso un po' le misure, ho capito. Comunque con i compagni si lavora un sacco durante la settimana, le cose sono ben chiare. Quando scendi in campo la palla è uguale, 15 contro 15 è rugby. Secondo te qual è il gap tra l'Italia e le altre nazionali in questo momento? Ma posso dirti, secondo me anche un po' l'attenzione. Penso nella prima partita abbiamo preso 2 mete stupide su calci di punizione battuti veloci. Questa partita c'è stato un inizio gara con un 1-2 abbastanza pesante. Perché poi per il resto, per quelle che ho fatto, queste 2 partite che ho fatto io, come si è rimasto in partita in Francia, qua abbiamo cercato di riaprirla. Siamo arrivati a circa la metà del secondo tempo, nel quale abbiamo attaccato molto. Loro avevano pure un giallo, il numero 10, e successivamente anche il pilone. Se fossimo riusciti a segnare, magari riuscivamo ad aprire la partita. Sono venuti di qua, sono stati bravi, hanno fatto la meta che ha chiuso i giochi. Magari essere più precisi sugli 80 minuti. Senti, a livello personale, tu hai avuto anche esperienze con i campionati nazionali universitari, adesso il Seven è sicuramente una branca in espansione per quanto riguarda il rugby mondiale. Ti piacerebbe prendere parte alla selezione del Seven? Ovviamente adesso c'è il 6 Nazioni che è un po' più importante. Certamente ho già potuto giocare a Seven, Andy Wilk, l'allenatore della Seven, mi ha convocato ed è stato un grande piacere, è un altro tipo di rugby, ma può dare veramente tanto, è divertente, adesso che anche c'è il discorso olimpico sarebbe veramente interessante metterci un pochino di attenzione sopra. Presidente Cavazzi, questa è l'ultima partita del suo primo mandato presidenziale qui all'Olimpico. L'Olimpico che è ancora strapieno, una nazionale
che vince qualche volta e perde qualche volta di più, però i tifosi rispondono, ce lo fa un bilancio su questo periodo? Ma io penso che in questi 4 anni abbiamo perso perlomeno 5 o 6, forse 7 partite per 1-2 e sicuramente, come dice Jacques, potevamo concretizzare molto di più e invece per 2000 motivi non abbiamo concretizzato. È stata una nazionale che ha avuto dei momenti buoni e felici e dei momenti un po' meno felici. Io oggi, come con l'Inghilterra e come con la Francia, i ragazzi mi sono piaciuti, hanno combattuto. Certo, c'è qualche aspetto di inesperienza, ma questo è naturale. Se per un motivo o per l'altro sei costretto a inserire o comunque vuoi inserire tanti giovani, per cui, e d'altro canto, se non li fai giocare non acquisti questa esperienza che dovresti avere. Forse non ci sono abbastanza teatri validi per far debuttare questi giovani, no? O mondiali o 6 nazioni, comunque si sta sempre sulle braci, no? Noi, a dire la verità, stiamo facendo un progetto con la Scozia per gli emergenti di partite che ci scambiamo con i ragazzi giovani dell'eccellenza, questo per far dare più esperienza ai nostri giocatori quando sono giovani nell'eccellenza. Sicuramente c'è da lavorare di più, ma io sono anche convinto che sia per noi che per la Scozia è abbastanza penalizzante avere solo 2 franchigie, perché sono pochi i giocatori italiani che tieni sotto controllo. Secondo me ce ne vorrebbero minimo 3. Con 3 franchigie hai la possibilità di tenere vicino un centinaio di giocatori e hai più possibilità di scelta. Però sopperiamo a questo problema con un programma, un progetto degli emergenti, 2 squadre emergenti che giocano contro gli emergenti della Scozia. Ma ci sarebbero abbastanza risorse e soprattutto giocatori per poter fare una 3ª franchigia in Coppa Celtica? Io penso che le risorse non ci sono, se parliamo di soldi, a meno che ci sia a Roma una situazione per la quale si sviluppa. Certo, la federazione non può mantenere un'altra franchigia. Io penso che i giocatori ci sono, soprattutto i giocatori giovani ce ne sono. Noi abbiamo fatto uno screening per la prossima Coppa del Mondo di giocatori che vanno dai 18-19 anni fino ai 30 e rotti e abbiamo visto che abbiamo selezionato nei vari ruoli 100 giocatori, per cui io penso che i giocatori ci sono.